tutti, bentornati e ciao a tutti. Da me, dalla mia voglia di vivere in estate, pure i capelli mi si sono afflosciati. Non lo so cosa è successo stamattina, qua fa niente, non li guardiamo. È arrivato il caldo, quello prepotente. Che schifo. Va bene, non starò qui a lamentarmi per 6 ore e mezza, anche se potrei farlo, potrei fare un video di 6 ore e mezza dove mi lamento dell'estate, di tutti quelli che amano l'estate, dei problemi mentali che hanno le persone che amano l'estate, e l'estate intesa come caldo, non l'estate come stagione di per sé, ma quelli che dicono, ah, 40 gradi, ho voglia di vivere, di fare cose, ma tu non sei normale nella testa, ma non lo farò e cercherò di calmarmi. Mi sono vestita solo per voi, qua c'è la canottiera che indossavo prima. Mi sono vestita solo per voi. Voglia di vivere sotto i piedi, voglia di comprare libri non scompare mai, anzi, mi sfogo così. A parte che quando ho comprato questi libri era giugno e non c'era ancora questo caldo. Vabbè, basta. Book haul di giugno. Anche a giugno mi sono detta, non ho così tanti libri, ce cioè, ne avevo già a maggio prenotati due di Stephen King. Di Stephen King e su Stephen King, però ho detto vabbè, a parte quelli, io poi sì, vedo le novità perché seguo varie pagine che parlano di libri, però non c'era nulla di così eclatante da dire sì, voglio quel libro. Poi ovviamente alcuni regali, due libri che ho preso per un progetto che vedrete più avanti nel canale a settembre, cioè la persona con cui ho deciso di fare questo progetto ha già letto i suoi due libri, perché l'abbiamo tipo deciso a maggio, io ovviamente arrivo sempre con i miei tempi, ma va bene. E un giro al supermercato, un giro in centro, insomma, tra una cosa e l'altra sono entrati parecchi libri anche stavolta in casa mia. Chi ha visto il video dell'altra volta sa già anche quanti, perché ho spoilerato rispondendo a una domanda. Ma prima di tutto volevo farvi vedere e ringraziare nuovamente Maria Chiara, perché non sono andata a vedermi il nome prima, direi Maria Chiara. Non Maria Cristina, Maria Chiara. Comunque vi lascio qui sotto il suo profilo Instagram perché queste cose bellissime che mi ha regalato le vende e quindi potete andare a vedere, a spulciare sul suo bellissimo sito, pagina Instagram. Io, cioè, veramente fuori di testa, anche perché è stata una sorpresa enorme, già di per sé un regalo, una sorpresa bellissima, enorme, gradita, ma ancora di più perché questa persona non mi ha detto nulla. Una mattina mi arriva un messaggio da Antonella della libreria che c'è qui sotto casa mia, mi fa: guarda lì, c'è arrivato un pacchetto per te. Pacchetto per me, anche perché di solito, adesso, con tutti i riguardi del caso, ma se qualcuno che mi sembra più o meno una persona normale, affidabile, puoi mai mettere limiti alla provvidenza su Instagram, mi dice guarda, vorrei mandarti qualcosa, mi dai il tuo indirizzo di casa, lo do il mio indirizzo di casa. Quindi non mi era arrivata nessuna richiesta, nessuno mi aveva detto nulla, ho detto boh, ma chi è che mi manda un pacchetto? Sono andata a prenderlo, l'ho aperto e per poco non mi mettevo a piangere davanti a Antonella perché ho detto no, vabbè, ma questa persona, cioè oltre alla carineria del gesto e alla bellezza della sorpresa, sono stupita perché questa persona ha avuto proprio cura di scegliere per questo regalo tre soggetti che mi rappresentano. Quindi una persona che guarda attentamente i miei video, che ha capito quali sono alcune delle cose che preferisco, mi piacciono, preferisco e mi piacciono di più, e quindi ha avuto la cura e l'attenzione di prepararmi questi tre regali proprio ad hoc, proprio per me. Sono tre segnalibri fatti, oddio, fatti a mano, non so come si chiama questa tech, uncinetto, non lo so, comunque fatti a mano. Guardate che meraviglia. Questo, adesso io non so fare, anche perché è lungo, dovrei metterci tutto il braccio, comunque si capisce, è una zucca ovviamente dedicata ad Halloween, alla mia stagione preferita e ad Halloween che è una delle mie feste preferite, quindi così. Qua c'è il fiocchetto arancione, questa è la zucca. Poi il gatto nero, rigorosamente nero. Come si fa? Come fanno quelle che fanno vedere queste cose? Con la codina che finisce col fiocchetto. Gattino nero, io adoro i gatti, anche se ogni tanto partono invettive mentre faccio i video e non solo, contro i miei gatti. Tra l'altro il mio primo gatto, il gatto quello proprio del mio cuore, quello che sento come mio unico e solo gatto, era nero, il mio grillone. E un pinguino, perché io adoro i pinguini, sempre con la cordicella.
Una meraviglia, una cura nel dettaglio e una cura nel scegliere questi tre soggetti. Quindi Maria Chiara, spero di non sbagliare il nome, di non fare questa figuraccia. Ancora grazie, 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 grazie. Qui sotto trovate il link alla sua pagina Instagram. Andate a vedere che belle cose che ha. Poi iniziamo con il book haul. Vabbè, la mia amica che mi ha preso questi libri. Cioè, li ho pagati io, però lei lavora in libreria, quindi gli ho detto mettimeli da parte per favore, eccetera, eccetera. Quando mi ha consegnato questi libri, mi ha consegnato anche questa cosa bellissima che sarebbe da mettere nella macchina, nel finestrino della macchina. Il problema è che io non ho una macchina mia e quindi spesso cambio, non ho sempre la stessa macchina, quindi devo capire dove metterlo, perché mi ha regalato questo bellissimo adesivo. Si vede forse, ma no, lo vedo meglio io così perché c'è la luce. Da mettere appunto sul finestrino. In teoria viene venduto per il finestrino della macchina, poi uno lo mette dove vuole, che mi rappresenta particolarmente. Potrei farci una maglietta. Adoro. Cosa ho recuperato di King? Ho recuperato questa meraviglia, Stagioni diverse, libro che io ho già e ho anche già letto, è una raccolta di racconti. L'ho recuperato perché questa versione è una versione porno da collezionista, poi si sa mai che un giorno io voglia rileggerlo, si vede malissimo oggi perché vabbè, non ho aperto, non aperto, soprattutto non ho aperto, non ho acceso le luci, vabbè, solite storie, ormai lo sapete, l'importante è che si vedano i libri. E, è l'edizione che è stata fatta per il 40º anniversario della prima edizione. Copertina stupenda, è stupendo anche dentro. Tra l'altro copertina che copertina doppia, perché da una parte è quella che vi ho fatto vedere prima, dall'altra c'è questa. Qua c'è il nostro caro Steve e qua la sua firma e dietro il suo ritratto. Bellissima, bellissima, curatissima questa edizione. Dietro non so se ve l'ho fatto vedere. Così. E poi ogni racconto inizia con un disegno che rappresenta appunto il racconto stesso. Non so perché vi ho fatto vedere prima il secondo e poi il primo. Non facciamoci domande in generale su questo canale, in particolare in questo momento dell'anno in cui non so neanche come mi chiamo. E l'ultimo, questo. Quindi l'ho voluto assolutamente recuperare perché sapete che io sono una collezionista, oltre che amante di King, colleziono tutto quello che posso. E poi è uscito proprio a giugno questo saggio scritto da Luca Briasco su Stephen King, Il re di tutti, un ritratto di Stephen King, con il suo bel faccione sparato qua in copertina. È un saggio, non so di cosa parli nello specifico perché devo ancora leggerlo, ovviamente. Che analizza la figura di questo grandissimo scrittore. Ma come cavolo sono pettinata? Sembro Fratac. Vabbè, da Fratac continuiamo. Poi sono andata. Cos'è sta cosa? Sono andata al supermercato perché dovevo comprare le cose, ovviamente giretto in mezzo ai libri e mi è caduta l'occhio su questo libro, che sicuramente sarà tipo il secondo di una serie, il terzo di una saga. Ho provato un po' lì a guardare, però io non amo tanto stare dentro ai supermercati, gente che ti arriva addosso, carrello, no? Odio tutti, quindi ho detto vabbè, lo prendo su, poi se devo leggerne altri prima li recupererò, tanto a parte che di per sé secondo me si può leggere anche se è uno di una serie, si può leggere anche così riuscendo a capire più o meno, ma il prezzo è esiguo e nel caso mi venisse voglia e scoprissi che appunto se voi lo sapete il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto di una serie, vedrò se recuperare gli altri. Perché sapete che sono entrata un po' in quel mondo dei. Poi magari questo non lo è. Penso di sì. Dei dark romance.
BookTok mi sta traviando, io sapete che leggo di tutto, non ho mai disdegnato i romance, anzi ogni tanto li leggo, e da quando ho scoperto, io che vengo dalla fredda Russia, ho scoperto questo sottogenere dei romance, non si chiama sottogenere, va bene. Ho deciso di, quando c'è un titolo che mi sconquinfera, di provare a leggerli. Vabbè, dopo tutta questa introduzione noiosissima che non ne fregava niente a nessuno, ho recuperato di Penelope Douglas Nightfall, Mille ragioni per sfuggirti. È una serie, questo lo so perché c'è scritto Devil's Night Series, e quindi questo l'avevo capito. Non sono riuscita più di tanto, anche perché non mi ci sono messa più di tanto, a capire se appunto è il primo, il secondo, il terzo, se anche se fanno parte di una serie si possono leggere come stand alone, non lo so, lo scoprirò, lo leggerò, chi se ne frega, lo volevo, l'ho preso, trallallero, trallallò. Poi ho recuperato, anzi ho ordinato i due libri che mi servivano, che mi servono, mi serviranno, fatti tutti i tempi verbali, per questa video, questa collaborazione con una carissima persona che fa video qui su YouTube, non vi svelo altro. Quindi li ho ordinati, quando sono andata a recuperare questi due libri che adesso vi faccio vedere, ho recuperato un libro che avevo ordinato a inizio maggio ed è arrivato a inizio giugno, quindi ho recuperato quel libro. Questo della collaborazione, ovviamente già che ero lì, ne ho presi su altri due. Allora, il libro che avevo ordinato a maggio, inizio maggio direi, e che ho recuperato a giugno perché ci ha messo un po' ad arrivare. Il libro esiste già da un po', ma io volevo l'edizione economica che appunto doveva uscire a fine maggio, poi è stata spostata la data e l'ho recuperato a giugno, è Il Priorato dell'Albero delle Arance. Nadia, non inorridire, so che a te non è piaciuto, è un libro che ha diviso tanto, ci sono persone che l'hanno amato, persone che l'hanno odiato, tipo Nadia, è andata a vedere il suo video dove ne parla. Non è propriamente il mio genere, sapete, anche se dico sempre così, cioè io continuo a comprare libri che non sono propriamente il mio genere, ma vabbè, sono curiosa, e perché è un fantasy. Ma oltre ad essere una persona curiosa e a me se un titolo interessa chi se ne frega di che genere è, lo devo assolutamente recuperare e leggere, questo in particolar modo mi ha sempre incuriosito tanto. Volevo farmi una mia idea. Poi era rimasto lì nel limbo dei libri che un giorno comprerò. Parlando con Lia è venuto fuori che anche lei era incuriosita da questo libro, però non ce l'ho, non lo so, cosa facciamo, cosa non facciamo. Ho detto Lia, fermi tutti. Lo compro io, lo regalo anche a te, quindi ho comprato due copie, una ce l'ho io, una ce l'ha Lia. Tra l'altro abbiamo tirato su anche un'altra nostra amica. Ciao Sabri, hai cominciato a leggerlo? Quindi ho detto lo compro perché così, spronata dal fatto che ce l'hai anche tu, lo leggiamo insieme perché per quanto mi incuriosisca, essendo un libro molto fuori dalla mia comfort zone e un libro che ha diviso tanto i lettori, un po' mi intimorisce, magari se lo leggo da sola a un certo punto mi areno, non riesco a portarlo avanti, invece avendo lo sprone di leggerlo insieme, come abbiamo fatto ad esempio col Talismano, che è un libro che ho odiato, però sono riuscita ad arrivare fino alla fine perché io e Lia continuavamo a spronarci a vicenda, a scherzarci sopra, a mandarci vocali, ho detto così sono sicura di riuscire a leggerlo. E quindi ho recuperato questo, ovviamente, in questa bellissima edizione economica, perché sapete che io non amo tanto le copertine rigide, soprattutto quando si tratta di mattonazzi. Poi ho recuperato i due libri che mi servivano per questa futura collaborazione, che dovrei anche cominciare a leggerli, perché sennò il video non uscirà mai. Sono due libri della Marcos y Marcos. Uno è La Bibbia al Neon di John Kennedy Toole. Ah, ma io non vi sto leggendo le trame di niente. Vabbè, torniamo un attimo indietro. Vabbè, stagioni diverse, ve ne ho già parlato, è conosciutissimo, non vi leggo la trama. Il Re di Tutti è un saggio, semmai vi leggo la trama di questo, che penso sia molto famoso, però se voi sbazzicate poco, neanche bazzicate, sbazzicate, inventiamo termini, genere romance, dark romance, magari vi interessa sapere la trama per vedere se vi può incuriosire. La chiamano Black Church. Beh, Pandoro? Ti voglio tanto bene, ma non è il momento. Vai a fare un giro. Una villa isolata in un posto remoto e segreto dove i ricchi e i potenti mandano i figli indisciplinati perché possono essere rieducati a dovere lontano da occhi indiscreti.
Anche Will Grayson è rinchiuso lì, è sempre stato un ribelle, spericolato, selvaggio e sprezzante del pericolo. Non si è mai attenuto a nessuna regola se non a quelle che lui stesso stabiliva, ma la sua famiglia non aveva nessuna intenzione di continuare a rovinare la propria reputazione a causa sua. Al liceo ci frequentavamo in segreto, ci incontravamo in ogni angolo buio dell'edificio. Nessuno doveva scoprire che il ragazzo più popolare della scuola desiderava proprio me, una piccola nerd silenziosa e timida. Ero la sua preda perfetta. Eppure sapeva anche essere affettuoso e desideroso di proteggermi. La verità è che fa bene a odiarmi, è tutta colpa mia. I video, gli arresti, è tutta colpa mia, eppure non mi pento di niente. Ma adesso che anche io sono intrappolata tra le mura di Black Church, le porte della gabbia dorata di Will si apriranno e niente sarà più come prima. Da-da-da-da. Vabbè, di questo non dico nulla perché questo veramente penso che l'abbiate visto in lungo e in largo e ne hanno parlato tutti e quindi abbastanza famoso. E ritorniamo alla Bibbia al Neon di John Kennedy Toole, autore di un altro libro che io ho a casa. Ovviamente me lo ricordo qual è l'altro libro? Assolutamente no. Vabbè, lo sapete voi perché io adoro quando nei video dico non mi ricordo più così sotto mi commentate, l'hai fatto vedere in quel video, l'avevi comprato perché io vi adoro, io vi adoro, io non mi ricordo neanche cosa ho bevuto mezz'ora fa per colazione e voi cioè, ricordate tutti gli sproloqui che faccio nei miei video, quindi ho qualcos'altro di questo autore, ditemi voi, potrei fare un gioco a quiz, ditemi voi nei commenti senza andare a sbirciare nei vecchi video cosa ho di questo autore in casa. E non so nulla, leggo adesso le trame qui con voi perché non vi voglio svelare troppo, però questo progetto con quest'altra persona era farci conoscere a vicenda titoli di una casa editrice indipendente, quindi non le grosse case editrici tipo Mondadori, Feltrinelli, ma farci scoprire dei titoli che sono un po' delle chicche. Un treno in corsa, un ragazzo in fuga, un coro di voci e di scene che entrano pian piano nel sangue in un lento e inesorabile crescendo ed esplodono in un finale clamoroso e terribile. Tra l'altro questa persona fa delle letture che a me incuriosiscono sempre parecchio perché fa letture un po' fuori dal comune, scova delle chicche abbastanza, delle perle rare e le piacciono molto le letture disagiate, disagianti come piacciono a me. Quindi mi ha assicurato che questi sono due libri abbastanza folli. Poi questo è anche piccolino, l'altro un pochino più grosso, ma vabbè. Volevo vedere se dice qualcos'altro qua. Nel 1976 lo scrittore americano Walker Percy, cedendo alle insistenze di un'imperiosa 75enne, affrontò un dattiloscritto macchiato di unto e di caffè. No, non sto leggendo la trama. Sto leggendo. Ah, forse Una banda di idioti è l'altro libro che ho di questo autore. Comunque, stavo leggendo la storia dell'autore. Allora, forse è di qua. Saliamo sul treno con. Che delirante sto video. Saliamo sul treno con Davide, sferragliando veloci con il cuore in gola, viaggiamo a ritroso nella provincia americana in cui è nato. Dalla madre triste, dalla zia ex sciantosa sessantenne che dà scandalo. Incontriamo con lui un amore difficile e con lui affondiamo nel vortice improvviso e sconvolgente che l'ha fatto partire. Basta, non dice nient'altro. Comunque questo, tra l'altro, bellissima la copertina con questo tir enorme con scritto Cristo è la risposta. Anzi, questione, domanda, sì, è la risposta. Bellissimo. Poi questo che è arrivato in questa edizione speciale, che adoro, infatti non l'ho tirato fuori perché ve lo volevo far vedere così, ed è L'uomo dei dadi di Luke Reinhardt, in questa edizione speciale con anche il dado. Bellissimo. Bellissimo. Scusate il momento ASMR, così, qua c'è il dado, questo è il libro, il manuale di sovversione che chiunque sogna di mettere in atto nella vita reale. Psicanalista affermato, ex studente modello, lucido, prestante, Luke Reinhardt conduce una vita impegnata o meglio banale, intricata, in stato di libertà congelata e questa è sempre la biografia dell'autore, perché io ecco le biografie. Perché vi leggo le biografie? Perché non ci sono, non c'è la trama.
E quindi io parto a leggere in quarta pensando che sia la trama, ma non è la trama. Arrivo, portate pazienza, andate intanto a farvi il caffè mentre io cerco di capire. Ma forse è l'autore e il protagonista hanno lo stesso nome? Vabbè, io vi leggo qua dietro quello che c'è scritto, poi scopriremo insieme se è la biografia dell'autore, se è la trama o se le due cose si fondono insieme. Stufo di blaterare di psicanalisi, borsa e orgasmi, di far passare i propri pazienti da uno stato di stagnazione tormentata a uno stato di stagnazione compiaciuta, Luca è in crisi. La moglie è splendida, i figli adorabili, ma la famiglia gli appare una specie di nodo scorsoio teso con infallibile precisione attorno alla gola. E la psicanalisi, un lussuoso tranquillante a effetto più che ritardato, soprattutto dubbio. Al termine di un'ennesima paludosa serata di poker, Luke tenta un rimedio alla noia. Scorge fra le carte da gioco un dado e gli affida una prima formidabile decisione a luci rosse che coinvolge la moglie del suo migliore amico. Ingolosito dagli esiti a dir poco sconvolgenti, Luke non resiste alla tentazione di proseguire il gioco nei giorni successivi. Ah no, è la trama questa, ok. Anche perché il dado reagisce bene, benissimo, si rivela anzi un mezzo oracolo, risponde a ogni domanda, dalla più banale alla più estrema, lanciando letteralmente Luke e con lui uno stuolo sempre più nutrito di cultori in situazioni splendide, quanto assurde, allucinanti ma illuminanti. Comincerò anch'io a usare questo dado. Se vedrete cose strane su questi schermi, sarà colpa di questo libro e di questo dado. E niente, questi sono i due libri della Marcos e Marcos che ho recuperato per la collaborazione, ma già che ero lì a prendere questi tre libri che avevo prenotato, cosa non fai un giretto lì per guardare cosa c'è? E mi sono presa due novità. Una che avevo già visto sulla pagina Instagram della casa editrice, mi aveva incuriosito e in più avevo visto che anche Nadia aveva ricondiviso il post di questa casa editrice, anche lei molto incuriosita dal libro, ho detto vabbè, già mi incuriosiva, se poi incuriosisce anche Nadia lo voglio. Peccato che lei l'ha già letto e ha detto che è abbastanza una ciofeca, ma ormai ce l'ho e lo leggerò e mi farò una mia opinione. E l'altro, anche questa è una novità di un'autrice che voglio sempre più approfondire perché mi piace e mi ispira tantissimo, e nello specifico ci sono tanti libri suoi da recuperare. Ho recuperato questo perché il titolo mi ha attirato, essendo il mio ex lavoro, quindi ho detto no, vabbè, devo sapere di tutto e di più. Allora, il libro che Nadia ha già letto e mi ha già un pochino bloccato l'entusiasmo è Page Boy di Elliot Page, è l'autobiografia di questo attore, ex attrice, nel senso che era una donna e poi ha fatto questa transizione per diventare uomo. E io l'ho adorata perché al tempo era una donna, non so, non voglio essere irrispettosa, ma a volte quando ci sono queste transizioni per parlare al passato di una persona che prima era donna si deve usare comunque il maschile, per non mancare di rispetto. Comunque, quando l'ho scoperta e adorata nel film quello, proprio quello, Juno, bellissimo film che ho visto e rivisto miliardi di volte. Poi non è un attore che ho seguito particolarmente nella sua carriera, anche perché io sì, guardo film, però così a spot ogni tanto. Poi vado magari in fissa con un attore in particolare, quindi comincio a guardare tutti i film di quell'attore, tipo Cillian Murphy, uno a caso, però. Ecco, non sono un'esperta, non sono una persona che va in fissa così facilmente. Quindi non, sicuramente ho visto altri film dove c'era lui, ma non me ne vengono in mente. E quando ho scoperto questa biografia, sapevo già con della grazia ogni tanto passare da quella gattaiola, così. Cosa stavo dicendo? Mi perdo così, i miei neuroni non ce la fanno più. A livello artistico non è un attore che ho seguito assiduamente, ma comunque nelle varie pagine di cronaca mondana hollywoodiana sapevo di questo suo percorso, quindi mi incuriosiva e ho voluto recuperare la sua autobiografia. Ce l'ho fatta a dire una cosa semplicissima in 6 ore e mezza. Ok,
E quindi questo, e poi, come vi dicevo, questa autrice che sapete già che io amo particolarmente, Joyce Carol Oates, babysitter, perché io ho fatto per tanti anni la babysitter. Quindi ho detto, è un'autrice che mi piace particolarmente, voglio recuperare il più possibile di suo. Questo titolo, cioè, è mio, mi chiamava. Un attimo, che ho prurito, scusate. Tra il 1976 e il 1977 una serie di terribili omicidi sconvolge la città di Detroit. Un serial killer che un giornalista ha ribattezzato Babysitter ha ucciso almeno sei ragazzini nella contea di Oakland, un quartiere residenziale di Detroit. Le vittime sono state rapite mentre erano da sole e i loro corpi senza vita vengono fatti ritrovare a distanza di giorni in luoghi pubblici accuratamente lavati e ricomposti. La polizia non ha che deboli indizi e la paura si diffonde sempre più nei ricchi sobborghi bianchi della città. Anna Jarrett è una bella donna di 39 anni, è sposata con Wes, un ricco uomo d'affari sempre molto impegnato, fa la casalinga e ha due splendidi figli, Connor e Katia. Una classica e felice famiglia della buona borghesia di Far Hills, a nord di Detroit. Anna però ha un segreto, ha una raccolta fondi, ha conosciuto, ci sono le iniziali, YK, un uomo affascinante ed enigmatico. Anche se non ne conosce il nome, il suo carisma oscuro la attrae in maniera irresistibile fino a farla sprofondare in una relazione fatta di sesso e sopraffazione, che la getta in uno stato tra l'euforia, la paura e la depressione. Mickey, infine, è un ragazzo con un passato difficile e un presente fatto di lavoretti tra il legale e l'illegale, al servizio di un uomo misterioso che conosce molti segreti. Un giorno, mentre esegue un lavoro per il suo capo, si trova costretto, suo malgrado, ad affrontare una situazione più grande di lui e a riparare un torto. Le conseguenze delle sue azioni avranno effetti imprevisti per Anna YK, che magari dovrei pronunciare all'americana, ma vabbè, e anche per Babysitter. È un fatto di cronaca nera realmente accaduto, come fa spesso Joyce Carol Oates, sul quale l'autrice costruisce un romanzo. Sempre dai toni abbastanza inquietanti, forse anche un po' morbosi per certi versi, ma lei secondo me è un fottuto genio, io la adoro e voglio leggere di tutto e di più. Poi un regalo, anche qui inaspettato, questo mi è arrivato a casa, da una persona che mi aveva già fatto un regalo poco tempo fa, quindi cioè, pazza, pazza, fuori di testa, un po' come i miei capelli. Vabbè. Le ho già fatto, vabbè, noi ci sentiamo in questo periodo un po' di meno, ma ci sentiamo spesso, quindi le ho già dimostrato tutta la mia gioia e il mio stupore per questo regalo inatteso. Sono tre libri che mi ha regalato Jessica, la lettrice tra le ombre. Qua c'è il bigliettino che tolgo perché è roba mia personale, cose bellissime che mi ha scritto. E mi ha voluto regalare Freddo a luglio di Lansdale, autore che io ho affrontato anni fa con la trilogia del Drive-In e non mi aveva catturato particolarmente, però come vi ho già detto più volte, mi è sempre rimasto un po' la curiosità di dire voglio riprovarci, perché secondo me è un autore che può piacermi, forse ho letto, sono partita dal libro sbagliato o ho letto l'unico titolo che magari non è tanto nelle mie corde. E già un'altra persona mi aveva convinto a riprovarci con un titolo che vi ho già fatto vedere perché è lì, 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 e quindi ve l'ho fatto vedere in un bookshelf tour dei libri non letti. E parlandone con Jessica ha detto: no, assolutamente è un autore straordinario, devi leggere altro di suo perché sei partita dal romanzo sbagliato. Strano, io che scelgo così accuratamente i titoli e guardo precisamente se sono i primi, secondi, terzi di una trilogia. Io che sono così precisa e attenta, e quindi mi ha regalato Freddo a luglio. Tra l'altro potrei leggerlo proprio adesso perché il titolo mai più azzeccato. E poi Animali per esperti di Eva Manasse. Vabbè, Freddo a luglio, vi leggo la trama. È che quando ci sono autori così famosi a me non viene da leggerla perché mi viene scontato di dire se sono io l'unica cretina che non conosce questo libro. Ma leggiamola. È una notte caldissima a luglio e un ladro irrompe nella casa di Richard Dane, un pacifico corniciaio. Un colpo di pistola, del sangue, un morto, legittima difesa, ma la vita del tranquillo artigiano e della sua famiglia è sconvolta dalla violenza di un evento imprevisto e inevitabile. Poi accade qualcosa di strano. Il padre del delinquente, dal passato turbolento, promette di vendicare la morte del figlio.
La polizia non sembra turbata, eppure si comporta in modo sospetto, forse perché nella sonnolenta provincia texana si profila l'ombra del crimine organizzato. Una spirale da incubo, un'odissea di colpi di scena, un viaggio negli anfratti più scuri ed efferati della psiche. Scusate, sembra che mi sto scaccolando, ma in realtà ho prurito. Mi si vede che mi stanno crescendo i baffi. Ho prurito. Poi dicevo, animali per esperti, non conosco né l'autrice né questo libro, copertina stupenda. Stupenda. Non ne so nulla. Qui dietro dice, è proprio prevedere i dettagli, i drammi individuali e le loro conseguenze anno dopo anno, generazione dopo generazione, che è impossibile. Api e farfalle che trovano nutrimento nei posti più insoliti, anche nelle lacrime dei coccodrilli, pecore che perdono la lana, bruchi che si scavano la tomba da soli e opossum a cui viene praticata la rianimazione bocca a bocca. Fatti documentati che l'autrice ha raccolto nel tempo e utilizzato poi come grimaldello per studiare la specie più anomala di tutte, quella umana. Ogni racconto ne offre una sfaccettatura diversa. La donna in vacanza in un resort turco con la famiglia allargata che si chiede dove stia andando la sua vita. O un uomo anziano che cerca di difendere il rapporto con la moglie malata dalle ingerenze delle figlie, salvo poi dimostrarsi più un carnefice che una vittima. Con sguardo tanto amorevole quanto implacabile, Eva Menasse, io la pronuncio così perché penso sia italiana. No, è nata a Vienna e vive e lavora a Berlino. Vabbè. Menas, vabbè, non lo so, lei è Eva, ci pone di fronte a uno specchio fatto di prosa limpida e raffinata, intrecciando situazioni improbabili, misteri e piccole tragicommedie quotidiane. Una raccolta di racconti abbastanza bizzarra da quello che ho appena letto, e quindi molto nelle mie corde, mi incuriosisce parecchio. Ma Jessica lo sa che mi piacciono le storie e i libri particolari. E poi anche questo è un libro di cui non ho mai sentito parlare, con una copertina molto bella. Di Kim Van Kooten, Certi segreti. Con questo simpatico coniglietto dalla testa mozzata. Una Little Miss Sunshine, film stupendo, dal cuore nerissimo. Una fiaba crudele raccontata in Technicolor. E le premesse ci sono tutte perché questo possa essere un libro spettacolare. Michel Faber, autore che io apprezzo molto, dice: Certi segreti è insieme delizioso e intollerabile, terrificante e pieno di vita. Un debutto tra i più audaci e convincenti che abbia mai letto. È il giorno del quinto compleanno di Puck, Pack forse, vabbè, quando una berlina nera passa a raccogliere lei e la mamma dal marciapiede di un degradato quartiere di Rotterdam. Pochi chilometri e la sua vita di bambina senza un padre, senza bici e senza un soldo cambia per sempre. Nella imponente villa di Zwijndrecht, con le governanti, il giardino e gli enormi vasi cinesi, la vita scorre opulenta e quasi normale. Se non fosse per l'ostinazione con cui il proprietario, il ricco e impegnatissimo signor zio, insiste per lavare personalmente i capelli di Puck 3 volte alla settimana. Comincia così, come un disegno infantile un po' sghembo, pieno di ingenuità e di colori strani, il racconto della piccola Puck, per assumere un po' alla volta le sfumature sempre più fosche e inquietanti della violenza e dell'innocenza tradita. Ecco, quindi abbiamo già capito dove va a parare questa storia. Ah, tra l'altro anche lui ha preso spunto da una storia vera e drammatica, come ha fatto Joyce Carol Oates per raccontare, romanzando, questi fatti abbastanza inquietanti e disturbanti. Poi una mattina vagavo per il centro di Modena quando ancora non si soffocava, quando ancora non c'erano 23 gradi alle 6 del mattino. Sono capitata in libreria, ho detto guardo e basta, musica nelle orecchie, sto in mezzo ai libri e mi estraneo dal mondo. Quando il mio sguardo è stato attirato da questo libro, con una copertina da un certo punto di vista anche abbastanza anonima, perché non c'è nulla in copertina, ma proprio per questo mi ha attirato, una copertina diversa dal solito, casa editrice che non conosco. Ho letto la prima pagina, forse complice l'atmosfera della canzone che stavo anche ascoltando, mi ha colpito, ho detto vabbè, questo viene a casa con me. Ci crede ancora qualcuno quando io dico che vado in libreria a fare un giro senza comprare nulla? No. Le forze della terra di Joanne Bird. Cioè, in verità si intravede un profilo di un viso, però
appunto si intravede, l'occhio non viene subito attirato e colpito da questa immagine. Sembra una copertina color mattone. Casa editrice, come cavolo si chiama? Orville Press, mai vista e sentita in vita mia, ed è un saggio autobiografico. Tra l'altro non recentissimo, perché qua vedo che dovrebbe essere, se non sbaglio, a leggere qui, del 1998. E stavo guardando perché qua. Anni fa, in un dipartimento di fisica dell'Iowa, un gruppo di ricercatori studiava il plasma, l'elusivo quarto stato della materia che avvolge il pianeta, proteggendolo da forze cosmiche potenzialmente catastrofiche. Nessuno di loro, tuttavia, aveva percepito nei corridoi dell'istituto la presenza di un'altra forza oscura, stavolta tutta di origine terrestre, dalla quale sarebbe stato impossibile difendersi. Tempo dopo, Joanne Bird, cioè l'autrice, che dei fatti era stata testimone, avrebbe deciso di ricostruirli disponendo quella storia atroce al centro di una piccola galassia di racconti autobiografici, come un buco nero che da un momento all'altro minacciasse di inghiottirli. Il risultato, questo libro diverso persino da se stesso, è qualcosa a cui una pagina dopo l'altra ci si scopre con stupore impreparati. Bambino, non urlare che non riesco a leggere. Un album fatto di 12 lunghe canzoni narrative, a volte cupe, a volte luminose, a volte struggenti, a volte acide, ma tutte già al primo ascolto impossibili da dimenticare. Già così mi aveva colpito, non più di tanto, però mi aveva incuriosito, ecco. Poi ho letto qui, che non dice nulla di che, però proprio lo stile in cui viene raccontata questa prima paginetta. Ribadisco, forse complice anche l'atmosfera creata da quello che stavo ascoltando, ho detto vabbè, questo libro viene a casa con me. Se qualcuno di voi lo conosce, l'ha mai letto, fatemi sapere, già che ero lì, prendo un libro, ne prendiamo due. Se no nella borsina si sente da solo, almeno se sono in due, mentre io sono in giro, chiacchierano. E ho preso un altro libro della 100 Edizioni, che sapete che è una casa editrice di cui ho già letto un libro che mi è piaciuto molto. Questo mi ha attirato per il colore della copertina, ho letto la trama, ce n'era anche un altro, però mi ha incuriosito di più questo, quindi mi sono portata a casa di Anya Boboto, Madama Matrioska, anche perché io adoro le matrioske, quindi sapete che sono molto attratta in generale dalla cultura russa, e quindi ho detto va bene, vediamo di cosa parla. Quando ho letto qui la letta di copertina mi sono convinta. Ogni evento ha una causa che lo precede, che ha a sua volta una causa che ne ha un'altra ancora e così via. È possibile dunque, anziché andare avanti, tornare sempre più indietro e ricollegare tutti i fili apparentemente sconnessi che uniscono le nostre vite? Anya Boato, ah, quella è una A, ecco perché mi sembrava una U. Anya Boato costruisce un romanzo entusiasmante e vorticoso, nel quale le comparse di un capitolo diventano i protagonisti del successivo e le domande si moltiplicano tra omicidi, anelli preziosi, disturbi mentali, malattie, funerali e fughe terrificanti. Perché il Marione è morto? Chi è il vero padre di Sean Penn? Perché la conduttrice televisiva Cecilia si è tinta improvvisamente i capelli di nero? E la piccola Isabel riuscirà davvero ad andare in India a piedi? Madama Matrioska incastra trame e soluzioni in un disegno che diventa sempre più ampio mentre rimpicciolisce. Un trucco magico che può succedere solo nella migliore letteratura. Le premesse sono straordinarie. La 100 Edizioni, secondo me, è una casa editrice, da quel pochissimo che io posso avere visto ed esplorato, secondo me, con le carte giuste, e quindi assolutamente a casa con me. Poi, questo penso di averlo recuperato da Antonella, sì. Sì, l'ho recuperato da Antonella. Mi fa strano perché è in celofanato, di solito non trovo libri in celofanati da Antonella, ma direi di averlo preso da lei. Non mi ricordo, forse quando sono andata a ritirare il regalo di Maria Chiara. Fai due chiacchiere, guarda un po' di libri, mi è caduto l'occhio su questo libro e mi viene un sacco da ridere. Perché io ho un conto in sospeso con questo personaggio storico, nel senso che ogni volta che lo ritrovo nei libri e dove viene descritto un determinato momento storico,
mi si chiude la vena perché già non sono un amante della storia. Quel periodo storico non mi piace particolarmente, e quando viene descritto questo periodo storico, questo personaggio storico, di solito gli autori indugiano un po' troppo nelle descrizioni, diventano noiosi e io vado giù di testa. E mi fa ridere perché spesso questa cosa capita quando leggo dei libri insieme a Lia, e quindi lei comincia a prendermi in giro. Dice: "Ah, anche in questo libro c'è lui." Cioè, in verità, più che lui nello specifico, un personaggio legato a quel periodo storico, che è Wellington. Sto parlando di N, che sta per la N di Napoleone, di Ernesto Ferrero. Quindi, perché se io odio, cioè odio, no, odio una parola grossa, non sopporto particolarmente quel periodo storico. Cioè, Napoleone in verità come personaggio mi affascina molto, ma quando viene raccontato, spesso viene raccontato in modo noioso, e poi Wellington e tutte le sue cazzo di battaglie. Perché? È perché ho letto dietro e mi ha incuriosito. Ernesto Ferrero è un grandissimo che io conosco poco e voglio assolutamente approfondire. Quando non si sa, perché io ho sempre questi buoni propositi, poi rimango sempre indietro con i miei obiettivi, però quando ho letto qui dietro ho detto: "Vabbè, vabbè, dai, vieni a casa con me. Facciamo pace con Napoleone, Wellington e tutto questo periodo storico." Maggio 1814, Napoleone sbarca all'isola d'Elba, spogliato del suo immenso potere. Forse è qua che ho detto: "Vedi, si parla di Napoleone, ma non quando è all'apice." E torna ad essere un borghese quasi comune, osservabile a occhio nudo nelle piccole faccende della vita quotidiana. Ma qual è il vero volto dell'eroe? Per 300 giorni Martino Acquabona, bibliotecario dell'imperatore, cerca di decifrarne l'enigma e di sviare le nuove tempeste che si annunciano all'orizzonte. Le sue memorie raccontano di seduzioni e tradimenti, attese e paure, odio e fedeltà alla ricerca di una felicità possibile. Tra generali e vecchi... Come cazzo si legge questo? Grognard. Dignitari e mamelucchi, spie e messaggeri, popolani e nobildonne, Paolina, Madame Meret, Maria Valemska e una misteriosa baronessa napoletana. Che cosa non è? Che cosa non è questo libro? Non lo so, ve lo dirò quando lo leggerò. Vediamo se Ernesto Ferrero riuscirà a farmi far pace con più che Napoleone, questo periodo storico. Poi una mattina sono andata, una mattina mi sono svegliata e sono andata a trovare la Lia. Forse proprio, no, no, stavo per dire per il giorno del suo compleanno, no, perché il giorno del suo compleanno è il 3 luglio e io questi libri li ho recuperati prima. Vabbè, sono andata a trovare la Lia, quindi tra chiacchiere e non chiacchiere, cosa stai leggendo tu? Nonostante noi ci mandiamo vocali tutti i giorni, vocali da 20 minuti l'uno. Ma abbiamo sempre cose da raccontarci, cosa stai leggendo, cosa non stai leggendo, e niente. Appena uscita da casa sua, sono volata alla Mondadori del Cinema Victoria per recuperare tre titoli di cui mi aveva parlato quella mattina. Me ne aveva già parlato, soprattutto di uno che continuava a dire: "Leggilo, leggilo, perché ti piacerà un sacco, leggilo, leggilo, leggilo." Non mi aveva convinta, poi dal vivo mi ha convinta. E quindi sono corsa a recuperare questi tre libri. Due li ho trovati subito e li ho portati subito a casa. E l'altro l'ho preso in un secondo momento perché l'ho dovuto prenotare, non ce l'avevano subito lì, e ovviamente quando sono andata a recuperare quel libro ne ho preso anche un ulteriore. Allora, il libro che mi ha spammato in continuazione, finalmente mi ha deciso a comprare, Oliva Denaro di Viola Ardone. Libro famosissimo, quindi di questo non da quant'è che parlo? 43 minuti, non penso che ci sia da dire più di tanto della trama. Se non che, se non ho capito male, è tratto da una storia vera. Dovrebbe essere proprio la trasposizione, non romanzata, però forse sto dicendo una cavolata, di un fatto realmente accaduto all'autrice, se non sbaglio, quindi dovrebbe essere autobiografico. E come ha fatto a convincermi dopo tanto tempo che mi diceva: "Leggilo, leggilo, è bellissimo, leggilo." Io: "No, non mi ispira più di tanto." Mi ha detto: "Se hai adorato Jeanie Lamatta, leggi Oliva Denaro, perché in un certo qual modo certi temi trattati e come vengono trattati ti possono riportare a quelle che sono le sensazioni che ti ha suscitato Jeanie Lamatta." Basta.
Sapete che io Ginni la Matta l'ho adorato, so che non troverò un altro Ginni la Matta dentro queste pagine, ma comunque la comparazione con uno dei libri che io ho amato di più negli ultimi tempi, mi ha convinto. Cosa sta uscendo da queste pagine? Cosa sei? Una bestia? Vabbè. E quindi l'ho recuperato. Poi il libro che in verità io volevo già recuperare. Volevo aspettare un attimo perché l'autore l'ho già conosciuto con un suo libro famosissimo e che mi è piaciuto molto. Quindi volevo recuperarlo, ma quando ho letto la trama non mi convinceva del tutto. Poi Lia, che l'ha recuperato e ha cominciato a leggerlo, mi ha un po' spiegato. Tra l'altro ho un'edizione che però non è stata trattata benissimo e questa cosa mi dà un po' fastidio perché si solleva un po' la copertina. E mi ha spiegato appunto come la struttura molto particolare di questo libro, che richiama quello che un po' è il modo di scrivere di questo autore. Ho detto no, vabbè, basta. Ero un po' in forse, lo volevo recuperare più avanti perché non avevo intenzione di leggerlo proprio subito, subito, come se io fossi una che compra i libri e li legge subito. No, però. Ci sono quei libri che dico li compro adesso perché lo voglio a tutti i costi in casa. Dopo che me ne ha parlato e me l'ha descritto, ho detto no, vieni a casa con me. E sto parlando di Only Revolution di Mark Danieleschi, che è l'autore di Casa di Foglie. Sapete che Casa di Foglie io ho l'edizione, quella introvabile della Mondadori Strade Blu, comprato e letto all'epoca quando è uscito. Poi ho comprato l'edizione che è stata riedita poco tempo fa da. Sempre da loro direi, 66 and Second, sì, non dalla nave di Teseo, non so perché sono due case editrici diversissime, ma io ogni tanto le confondo e voglio rileggerlo e ho recuperato anche questo, copertina straordinaria, da una parte verde, dall'altra gialla e molto particolare anche l'impaginazione di questo libro. Come vedete, pieno di note. Anche il numero delle pagine sicuramente ha a che fare con tra l'altro ve lo stavo facendo vedere al contrario ci sono dei non si vede bene ma il cerchietto dove ci sono dentro i numeri delle pagine ha un colore specifico che cambia a seconda di come giri il libro perché è un libro che si legge prima da un verso e poi dall'altro o contemporaneamente però comunque dovendolo girare. È un libro fuori di testa, come lo è anche Casa di Foglie. Quindi, per quanto la trama, a differenza di Casa di Foglie, che all'epoca non sapendo neanche chi fosse l'autore, non conoscendo questi libri così particolari che adesso stanno un pochino di più spopolando, mi aveva colpito proprio la trama di per sé. Qua la trama mi aveva lasciato un po' tiepidina, però poi. Quando l'ho sfogliato lì a casa della Lia, mi ha spiegato appunto questa cosa che bisogna girare il libro di queste due storie parallele che sicuramente a un certo punto andranno a incrociarsi. Ho detto: vabbè, no, questo è uno di quei libri che ti fa scoppiare la testa e via. Deve essere assolutamente mio. Erano con noi da prima di Romeo e Giulietta e molto dopo di loro, perché, come sostengono entrambi, avranno per sempre 16 anni. Haley, non lo so come cavolo si pronuncia, e Sam. Spostandosi a bordo di auto sempre diverse, da una Model T a una Lincoln Continental, compiono un viaggio temporale e geografico che li porta ad attraversare la storia americana, storia con la S maiuscola ovviamente, e gli Stati Uniti tutti, aggrappandosi l'uno all'altro per sopravvivere. Incantevole e avvincente, con un finale da spezzare il cuore, Only Revolution è un'opera del tutto originale, una prodezza letteraria immaginifica e commovente che ci accompagna nella vita di due ragazzini eternamente giovani, disposti a rinunciare a tutto tranne che al loro amore. L'editore suggerisce di leggere il libro 8 pagine alla volta, alternando la voce di Sam a quella di Haley. Vediamo se qua c'è scritto qualcosa di diverso. No, c'è scritto esattamente la stessa cosa. Quindi questo. E poi ho ordinato questo perché non l'avevano in libreria, libro di cui avevo sentito parlare parecchio tempo fa, ne avevo sentito parlare molto bene. Poi però non mi ricordavo di cosa parlasse. La Lia che l'ha letto, l'ha adorato, mi ha spiegato la trama, mi ha colpito e quindi ho detto lo voglio assolutamente. Peccato che essendo uscita la serie TV non ho la copertina bellissima dell'edizione vecchia, ma ho quella nuova.
che non è proprio orrenda, però io non amo particolarmente. Cioè, a meno che non mi metti Cillian Murphy, a me del fatto che ci sia l'attore in copertina non mi sconquinfra tanto, ma vabbè. E sto parlando di Stazione 11 di Emily St. John's Mandel, libro famosissimo, anche perché non è un libro, è appena stato riedito appunto perché c'è la serie TV, ma è un libro che ha già qualche anno, quindi penso abbastanza famoso. E dovrebbe essere un distopico, non mi ricordo già più niente di quello che mi ha raccontato la Lia. Tempo di concentrazione del mio cervello pari a 10 secondi. Sì, dovrebbe parlare di un qualcosa che noi forse non consideriamo più tanto distopico perché abbiamo vissuto con la pandemia, perché dovrebbe parlare di una pandemia. Non vi volevo leggere tutto, volevo solo vedere se mi ricordavo bene. Vabbè, Kirsten Raymond non ha mai dimenticato la sera in cui Arthur Linder, famoso attore di Hollywood, ebbe un attacco di cuore sul palco durante una rappresentazione di Re Lear. Fu la sera in cui una devastante epidemia di influenza colpì la città e nel giro di poche settimane la società così com'era non esisteva più. Quindi vedete che ricalca un po' quello che abbiamo vissuto noi. 20 anni più tardi, Kirsten si sposta tra gli accampamenti sparsi in questo nuovo mondo con un piccolo gruppo di attori musicisti. Bla 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 bla, man mano che gli eventi precipitano in un continuo viaggiare avanti e indietro nel tempo, mostrando com'era la vita e com'è dopo la grande epidemia, ecco che l'imprevedibile evento che unisce tutti i personaggi viene rivelato. Riuscirà a quel punto l'umanità a sconfiggere i suoi fantasmi e conquistare un nuovo futuro? Lo scopriremo solo leggendo. Quindi questo, e quando sono andata a recuperare quello, ultimo libro di questo book haul, un libro. Anche questo con la copertina rovinata, mannaggia, trattateli meglio i libri, a cui giravo intorno da un bel po'. Ogni volta che negli ultimi mesi andavo in libreria, andavo nella sezione, perché era nella sezione fantasy, poi non so se penso sia un fantasy, non mi ricordo già più, mi ha attratto la copertina, mi ha attratto il titolo, poi ho letto la quarta di copertina, è un bel mattonazzo, lo prendo o non lo prendo, solo che 25 euro. Mi sembrano un po' eccessivi per un libro che non è che dentro abbia una struttura particolare, delle immagini vergate d'oro, copertina rigida, cioè non è un'edizione speciale, che allora dico, vabbè, 25 euro li spendo anche. È un'edizione normalissima, sì, è un tomone così, però è un'edizione normalissima. Quindi ci giravo intorno, dicevo, no, costa troppo, lo tengo lì, lo prendo un altro giorno. Poi quando sono andata a prendere Stazione 11, sono tornata lì, l'ho rivisto lì. Ho detto basta, basta, mi sta chiamando troppo questo libro, lo voglio, perché poi arriva il giorno in cui desidero alla fine comprarlo, dico lo prendo e non lo trovo più. Quindi me lo sono accaparrata e sto parlando dei I Vagabondi di Chuck Wending. Non conosco l'autore, non conosco nulla, non ne ho mai sentito parlare, poi magari per chi è un pochino più addentro a questo genere letterario, magari è un libro famosissimo, conosciutissimo. Se voi l'avete letto o lo conoscete, fatemi sapere. Io non ne ho mai sentito parlare. Sono stata attratta, vabbè, oltre che vi ho detto dalla copertina, il titolo, quando l'ho preso in mano, ho letto la lettera di copertina, ho detto no, vabbè, deve essere un libro, se scritto bene, veramente bellissimo, di quelli che proprio ti prendono dentro con tutti i personaggi stralunati che vengono descritti qua e ciao, addio. Shana si sveglia una mattina e scopre la sua sorellina in preda a una strana malattia. Sembra essere sonnambulismo. Non può parlare, non può essere svegliata e si sta dirigendo con inesorabile determinazione verso una destinazione che solo lei conosce. Ma Shana e sua sorella presto vengono raggiunte da una moltitudine di sonnambuli provenienti da tutta l'America. E come Shana, altri pastori seguono il gregge per proteggere i loro amici e familiari sul lungo percorso sconosciuto che li attende. Durante il loro viaggio scopriranno un'America sconvolta dal terrore e dalla violenza, ma l'epidemia, tanto per rimanere in tema, apocalittica si rivela meno pericolosa della paura che attanaglia chiunque. Il destino dei vagabondi dipende dunque dallo svelare il mistero del contagio. Il terrificante segreto farà definitivamente a pezzi la nazione o riunirà i sopravvissuti per ricostruire il mondo in frantumi? Quindi sempre temi abbastanza. Abbastanza sobri tranquilli. E da qualche parte c'era anche un'altra cosa. Ah, anche qui, un'altra cosa che mi aveva colpito.
Una rockstar decadente. Bellissimo, un personaggio che già mi piace per definizione. Un conduttore radiofonico profondamente religioso. Uno scienziato caduto in disgrazia e un adolescente che potrebbe essere l'ultima speranza del mondo. C'è un gruppo di personaggi che descritti così già mi fanno andare fuori di testa. In un'America post-apocalittica si parla di epidemia. Cosa voglio di più dalla vita? E quindi assolutamente è venuto a casa con me. Bene, io e la scodella qua in testa abbiamo finito di farvi vedere tutti i libri che sono entrati in casa mia a giugno. E basta. Adesso mi rimetto la canottiera e leggo un po'. Così che a settembre riuscirò a parlarvi di qualcosa e non solo farvi vedere i libri che compro e poi non leggo. Ci vediamo al prossimo video se sopravvivo, anche perché vi devo fare il wrap up, che è un video che amo fare, ma è ovviamente è il più impegnativo perché ci devo mettere un po' più di testa. In questo periodo la testa non ce l'ho, ma proverò a farcela, anche perché non ho letto tantissimissimo a giugno, quindi posso farcela. E preghiamo tutti insieme che quest'estate finisca al più presto. Non potrebbe esserci un bel agosto come è stato quello di qualche anno fa, 2015-2016, con i 2x3 c'era un temporale e quindi l'estate è finita molto prima del previsto. Va bene, basta. La smetto di lamentarmi. Torneranno momenti migliori. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!